Allora, no, volevo raccontarvi un attimo alcune cose. Allora, l'altra volta, tipo, tempo fa, stavo in giro, cioè, e c'erano due ragazzini, no? La ragazzina va via e lascia la fermata del pullman il ragazzino. Allora dice, no, vabbè, non te ne andiamo, che fai, mi lasci da sola, mo io da sola così. Vabbè, ma tanto, c'ero pure io, ma tanto ci sta la signora che mi fa compagnia. Io mi sono girata e ho detto, ma la signora, io non vedo nessuno, dove sta la signora? Signora, non capivo. Ci sta anche. Oddio, questo uomo pensa che la signora sarei io. No, cioè, io non ce la faccio più. Perché mi dovete chiamare signora? Cioè, vecchia, cioè, no, io non ce la faccio più, veramente. Veramente non ce la faccio più. Al supermercato ci stanno tutti i signori vecchi, tutte signore di 95, 96 anni, mentre tu stai prendendo la verdura ci sono vicino, dove l'età minima è 89 anni, l'età minima, tu stai lì in mezzo, ecco, tutti signora, 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 signora,
E questi che insistono, oh signora, signora, una porcherica, ah vecchio, ah signora, signora. Finché non vengono a niente, fanno toc toc sulla spalla finché li capisci che ce l'hanno con te, tu. Tra volta cammini ancora per strada, signora, signora. Oh, a un certo punto mi sono incazzato, ho detto, signora, ce sarai. Oh, non ce la faccio più veramente, ma poi... Poi, a proposito di vecchi, signori vecchi, di vecchi, 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 voi avete presente quando vai a casa di una signora anziana, la signora anziana appena tu entri, che non ti conosce subito, la prima cosa che ti dice, vieni, vieni che ti faccio vedere le foto, tutte le foto che lei ha appesa, che ha appeso sul muro, i quadri, guarda, vieni a vedere questo, praticamente... Vedi questa foto, questo era mio marito che è morto. Ecco che mi è morto, sì, mi ricordo manco più di che quando. Adesso guarda, ti faccio vedere, questa invece. Questa è mia sorella, questa è mia sorella, questa è la foto di risale al 1884, ok, vediamo. Guarda quel quadro l'ha fatto mio fratello. E poi quell'altra. Questa invece è la foto, questa è la foto di un'altra mia sorella, che questa è morta a 2 mesi di vita. Ok, adesso ti faccio vedere ancora altre foto. Allora, vedi quel quello lì appeso al muro, quello invece, quello è il cugino, cugino di 16° grado. Ecco, guarda lì, guarda lì, guarda lì, quella lì c'è la mia nipote, quella è la foto, quella dentro, sempre così qua. Che poi tu passi con queste persone anziane, poi magari ti metti a vedere la televisione insieme a loro. La televisione insieme a loro che cosa si vede? I canali per loro sono solo 3, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Cioè, non esistono altri, cioè. Che cosa si vede? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? È proprio il programma che proprio adorano gli anziani, proprio è... la cosa più bella che per loro esista. Io invece mi terrorizzo, cioè, sto su musichetta... Io sto, Dio, oh madonna, la prego signora... Cambi canale, per favore. Sono tutte storie vere. Io ho paura, veramente. Io la notte non dormo. Io veramente poi sto insonne. Poi devo stare con la luce accesa per almeno un anno se guardo questo programma. Io devo dormire con la luce accesa, non dormire fino alle 6 della mattina con la luce accesa. Io che tremo perché ho paura. Perché io ho paura, veramente. Io la prego, cambi canale. La prego, per favore, se no. Voglio che faccia anche io alla fine non mi ammazzi, io ho paura veramente. Ma no, è tanto divertente sto programma, si vede, basta. Dio, tu che stai lì che stai tremando dalla paura che è proprio... Oddio, stai per avere un infarto, dici quando finirà, dopo 6 ore finalmente finirà, non lo so quando, ancora non finisce. E poi arriva la telefonata durante la trasmissione, pronto, sono la sorella di questo ragazzo scomparso, per favore ritrovatelo, per favore, torna a casa perché mi manchi tanto. E la signora commenta, ma che cazzo ti ritrovi? Ma te ma che lo ritrovi morto in un fosso? Povera illusa, la morte la trovi bello strozzato. Ritrova, che divertimento. Dopodiché, ovviamente,
I divertimenti anziani non finiscono perché si cambia canale dove si va in genere, passa canale, a un certo punto vedi che c'è su Rete4 Forum, programma normale, chi è che non vede forum a quell'età, lei cambia, dice no, no, questo forum ormai è troppo per vecchietti troppo giovani, questo è per quelli dell'84 anni, c'è 86, è troppo per ragazzini, troppo ormai vecchi troppo giovani, quindi cambiamo, andiamo avanti, e si va a quei programmi della mattina, quei programmi dove ci sta sempre il medico, no? Tutti quei programmi che ok, entri l'esperto, entri il medico, adesso parliamo di albicocche. Sapete che l'albicocche è un frutto giallo che si mangia in estate? Ha un nocciolo dentro, il frutto giallo che quindi è ricco di vitamina A. Già faccio più. Ok, basta, cambiamo. Adesso parliamo di questa malattia, parliamo di quell'altra malattia. Adesso abbiamo con noi l'esperto il primario dei gemelli perché ci parla di questa malattia. Adesso andiamo nell'altro. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, per favore, basta. Poi il momento più divertente, il momento peggiore, proprio veramente mi volevo suicidare, è stato quando a un certo punto si vede il programma con Giletti, perché Giletti non manca tra gli anziani. Ti devi vedere quelle 9 ore di ospiti, cioè, come, no, c'era solo quella come ospite, per 9 ore è entrata Romina Power. Io sono dovuta subire tutta la giornata, dalla mattina alla notte, con questa intervista che non finiva più di Romina Power, di tutta la vita sua, dalla nascita ai matrimoni delle figlie, di qua e di là, Albano, non ce la facevo più 9 ore, persino lei dopo tutte quelle ore ha detto per favore mandatemi via perché non ce la faccio più a parlare della vita mia, mandatemi via. Non ce la faccio più, non ce la facevo più veramente a vedermi tutte quelle ore di Romina Power. Ho preso il telecomando, ho cambiato, ho detto signore, basta, io metto Italia 1. Che è Italia 1? Mai sentita in vita mia, non sarà mica pericolosa. No, ho messo un attimo Italia 1 di nascosto. C'è stava Belen Rodriguez, la presentatrice gli faceva: Belen, allora leggiamo i commenti che hai su Facebook, sui social network, vediamo i commenti su Belen. Belen, sei una troia. Cosa risponderesti tu a questi commenti, Belen? Io sono una troia, con il mio ragazzo sono una troia, che c'è di male? Ma cosa c'è di male? Te prego, cambi canale, per favore, ritorni su Romina Power, la prego, ritorni sull'uno. Siamo ritornati su Romina Power, ok, fermate. Mancano solo 4 ore su Romina Power, ce la posso fare sempre meglio di Belen, mamma mia che paura. Dio santo, certi errori. Dopo che finalmente se ne va via Romina Power, entra l'altro ospite che è Alba Peretti col figlio, mammone, oddio, non ce la faccio più. Tanto che ho preso una corda e mi sono suicidata perché tutto c'ha un limite, scusate. Vabbè. Poi la mattina che cosa non può mancare nel repertorio degli anziani, nella giornata allegra? La Santa Messa della domenica. Dovete sapere che il Rai non è che la presenta così prete, il Rai, cioè, su Rete4 c'è il prete, no, il Rai non c'ha il prete, ma c'ha manco il Papa, fa la messa al Papa, no, ma che è il Papa, ma dai, su, giustamente tutte le messe il Rai la fa la Santissima, Santa Lorena Bianchini, perché una santa, e tutti i programmi Rai sono da lei. E poi cos'altro c'è? Poi magari gli anziani si guardano, giustamente ci sta il telegiornale, no? Qualche notizia. Telegiornale. Che io un po' mi preoccupo quando non sento parlare o di terremoti o di terrorismo. Dico, oddio, sto agitato, come mai 2 giorni senza terremoti, senza attacchi terroristici? Sarà mica grave. A un certo punto arriva la notizia, scossa di terremoto, ah, meno male è tornato tutto nella tranquillità, meno male era no, perché stavo agitando, è tornata una scossa di terremoto, meno male perché veramente pensavo fosse davvero grave la cosa, è tornato tutto tranquillo, tutto nella normalità, per fortuna. Ok, basta, sono diventata vecchia pure io, non mi ricordo più come finiva il pezzo, vabbè.